Mister, è il momento di cominciare con gli impegni ufficiali e si inizierà dalla Coppa Italia. Si inizia dall'avversario in terra molisana, giochiamo ad Agnone, contro un avversario che l'anno scorso ha rubato lo scettro di capolista proprio alla fine all'Aurora Alto Casertano contro cui noi giocammo in Coppa. Cosa conosciamo di questa Isernia? Sicuramente andiamo a affrontare una squadra giovane che si porta dietro l'entusiasmo e il campionato vinto l'anno scorso. È una squadra allenata sempre dallo stesso allenatore, una squadra organizzata, una squadra che gioca 4-3-1-2. È una squadra che ha un bel mix di giocatori giovani, promettenti e di giocatori esperti. Davanti a De Filippo, che è quel giocatore che abbiamo affrontato l'anno scorso con la Vastese, che a me mi fece una grossa impressione. Quindi è una squadra da non sottovalutare perché sicuramente cercherà di portare a casa il risultato. A che punto è il processo di sviluppo della tua squadra? Ah, il processo sta andando, diciamo, bene, la squadra sta crescendo partita dopo partita, allenamento dopo allenamento, sta prendendo sempre più consapevolezza. Sono contento, devo dire la verità, che questo ritiro alla fine l'abbiamo svolto nel migliore dei modi, però da domenica si inizia veramente con il calcio vero, come hai detto tu, con le partite ufficiali, noi ci teniamo a fare bene. Sta salendo quell'adrenalina che non mi mancava da tanto tempo, da un paio di mesi, non vedo l'ora di partire. È una coppa che l'anno scorso ha dato alterano grandi soddisfazioni. Quest'anno come te l'immagini? Ma è normale che la Coppa di Serie D, a differenza di quelle di eccellenza, non ha tanto valore, però noi siamo sempre il Teramo e siamo una competizione dove ci teniamo a fare bene. Poi adesso siamo all'inizio, l'obiettivo è quello di passare il primo turno, ci teniamo, però andiamo a affrontare l'Isernia su un campo come quello di Agnone, che è un campo che ci ho giocato, un campo piccolo, quindi sarà una partita ad altissima intensità, però noi da quel punto di vista siamo ben preparati. A parte Ferraioli squalificato, hai qualche dubbio di formazione? Ma i dubbi come in questo periodo ci sono, però la fortuna dell'allenatore quando ha dei dubbi è perché la squadra si allena tutti quanti a 2000 all'ora, quindi mi mettono sempre in difficoltà. Sicuramente domenica, quando farò delle scelte iniziali, sicuramente ci penserò fino alla fine perché ho dei dubbi, ma questo grazie al lavoro che stanno facendo i ragazzi, che mi mettono in difficoltà allenamento dopo allenamento, però questa è una squadra che ha capito l'importanza di questa stagione è veramente, che può essere una stagione esaltante per tutti quanti.